Come funziona il circuito frigo all'interno di una pompa di calore? Lo vedremo oggi ben spiegato ed esplicitato anche per chi non fa questo di mestiere. E se non l'hai ancora fatto, però iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, eccoci, oggi voglio spiegarti passo per passo il circuito frigorifero all'interno della pompa di calore. Vedremo poi in altri video ogni singolo componente, funzionalità, lo vedremo aperto in modo da capire bene 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 tutta la tecnica che c'è dietro una pompa di calore. Tanto lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè andiamo a staccare il contatore del gas dalle case in modo da non ricevere più la bolletta, e non lo faccio da solo naturalmente, ma lo faccio attraverso una rete di installatori partner sigillo sicuro. E beh, se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, vai sul link qui sopra oppure nel link che trovi in descrizione al video. Oggi vediamo tutto il circuito frigorifero, poi in altri video, come ti dicevo, vediamo componente per componente. Questa è una serie di video tecnici per chi vuole approfondire il tema della pompa di calore. Abbiamo ricreato qui il circuito frigo in maniera espansa, in modo che tu possa capire veramente come funziona. Questo può funzionare sia come pompa di calore, quindi riscaldamento, ma anche come raffrescamento, quindi il frigorifero di casa tua, bene o male, ha più o meno le stesse componenti, un po' più semplificato. Vedremo oggi invece la parte di come funziona in pompa di calore, cioè finché la macchina fa riscaldamento. Qui al centro abbiamo un compressore, quindi il cuore del sistema, come vedi, no? Il centro del sistema. Il compressore, quello che alza la pressione del gas e alza la temperatura del gas, perché più caldo è il gas e più ovviamente riesco a riscaldare l'acqua. Una volta che il gas è caldo e ad alta pressione, esce dal compressore e va nel condensatore, cioè uno scambiatore a piastre che mi permette di riscaldare l'acqua. Infatti in questo scambiatore, come vedremo in un altro video, da una parte gira il gas caldo, dall'altra ci gira acqua che si riscalda attraverso il gas stesso. Una volta in uscita dal condensatore andiamo nel ricevitore e una volta uscito dal ricevitore andiamo nel filtro deidratatore che permette di trattenere l'umidità. Non preoccuparti, comunque lo vedremo poi aperto punto per punto. Una volta uscito dal filtro c'è una spia che mi permette di vedere se c'è umidità all'interno del circuito frigorifero in questo stato preciso del gas, per poi passare alla valvola di laminazione, un componente fondamentale. In questo caso abbiamo una valvola di laminazione meccanica che andremo poi a tagliare e a capire come è fatta al suo interno. Uno strumento fantastico. E poi andiamo all'evaporatore. L'evaporatore in questo caso ce ne sono due, ma esemplificativi. Questo è il classico evaporatore nelle pompe di calore aria-acqua. Infatti questo lo troverai nell'unità esterna della pompa di calore. È la classica batteria che si raffredda. Quando c'è il ghiaccio, la macchina va in sbrinamento, il ghiaccio lo trovi qui, in questa batteria con il ventilatore. In una pompa di calore invece geotermica, acqua-acqua, terra-acqua, troverai invece l'evaporatore come scambiatore a piastre. Infatti da una parte c'è il gas freddo che sta evaporando, dall'altra invece c'è l'acqua della falda, oppure l'acqua glicolata che arriva dalle sonde geotermiche che viene raffreddata. Perché? Perché viene assorbito il calore dell'acqua o dell'aria per far evaporare il gas refrigerante. Una volta che il gas è evaporato, torna al nostro compressore e il ciclo riparte. Grazie a tutto questo circuito frigorifero, alla sua sembra complicato, ma in realtà una volta capito risulta molto semplice, riusciamo a dare un kilowattora elettrico e ottenerne 5 termici, addirittura 8. Abbiamo trovato pompe di calore geotermiche che permettono di moltiplicare per 8 l'energia elettrica data. Fantastico. Ecco, adesso seguiranno nuovi video in cui andremo a vedere componente per componente in modo da capire la tecnica, l'evoluzione della tecnica e come funzionano singolarmente. Bene, se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, vai nel link qui sopra o nella descrizione del video. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube. Alla prossima!